a dimostrazione che non solo siete vivi, siete concreti, ma che state iniziando a ragionare con le aperture progressiste e non solo per la città di Trapani. Ah, Nicola, dico, io non so chi è venuto il dubbio che il movimento non fosse vivo e vegeto, però ecco, se serviva questa dimostrazione la stiamo dando oggi, avviando un discorso di apertura verso la cittadinanza e quelle forze civiche che si rivedono, ecco, in una politica nuova. Qui io credo che Trapani abbia finalmente bisogno di un'aria diversa, perché chi vive la città si è accorto che purtroppo l'esperienza di chi fa il sindaco da quasi 40 anni non basta per amministrare bene. Quindi io credo che questa sia la volta buona per unire tutte quelle forze che vogliono davvero cambiare Trapani. Definiamolo il tavolo delle alleanze civiche, per quello che si può, senatore. Ah, io credo che onde evitare anche tutte quelle marmellate, no? Che si sono fatte in passato, dove si è creata confusione tra forze di destra, forze di sinistra, vadano finalmente cancellate. Quindi noi vogliamo portare avanti un progetto progressista, quindi tutti coloro i quali si rivedono in questo schieramento saranno ben accolti nel tavolo che credo che in tempi brevissimi pensiamo addirittura di chiudere. Non state ufficializzando la candidatura di un vostro aspirante sindaco, non è Francesca Trapani. Stiamo ufficializzando l'avvio di un percorso che vuole costruire una realtà politica nuova su questo territorio per dare alla città di Trapani la dignità che merita e un'amministrazione all'altezza. La presenza di Nuccio Di Paola oggi come la interpreto? Con il referente regionale stiamo lavorando alacremente su tutti i territori, quindi è un segno anche di vicinanza e di forte riconoscimento e riconoscibilità del partito del Movimento 5 Stelle sul nostro territorio, che è presente e vivo più che mai. Forze civiche che non siano partitiche, quali? Tutte le forze civiche, le associazioni, i comitati, tutti i cittadini di buona volontà che vogliono spendersi per il nostro territorio, ma perché no anche le altre forze politiche che si rivedono nei nostri valori e negli ideali che in questi anni abbiamo portato avanti. Febbraio sembra essere il mese, insomma, limite entro il quale costruire questo percorso, ma davvero pensate di farcela? A convincere gli altri, non voi, a convincere gli altri. Noi siamo pronti, vogliamo costruire per tempo e partire per tempo per fare una bella campagna elettorale, ma soprattutto per spiegare alla città qual è il progetto che noi abbiamo, qual è la nostra visione della città. Naturalmente, compatibilmente con i tempi della legge di stabilità regionale, confidiamo sulla possibilità concreta di definire un perimetro entro il mese di febbraio. Una cosa assolutamente fondamentale che serve a Trapani. Una nuova visione di città che sappia guardare al futuro con una nuova prospettiva, mettendo al centro la trasparenza della pubblica amministrazione, ma anche uno sviluppo sostenibile del nostro territorio.